Via, eccoci qua, pronti? Allora, Spotlight 26, puntata di SmackDown, puntata pre-Royal Rumble. Visto e considerato che sarà che della Royal Rumble e di tutto ciò che ne ha comportato intorno, sopra, sotto, dietro, avanti, dietro, ne abbiamo parlato ovviamente. Oggi faremo, diciamo, un piccolo sunto di ciò che è successo al di fuori del discorso della Royal Rumble, ok? Quest'oggi ospite, anzi no, noi siamo sempre i suoi ospiti, ok? Questa è la verità. E quindi Lui anche ci dà oggi la noi sua siamo suoi stanza, ospiti, lui ci dà la sua stanza. esattamente, esattamente. C'è con noi Fabri, il professional direttamente dal mondo NXT, ma in realtà dal mondo, da qualsiasi mondo. Ciao Fabri, ciao. Tra l'altro, poveri adepti, appena Leo mi ha mandato l'indirizzo della stanza, cioè che sa che benissimo che io posso entrare come e quando voglio. Guarda, proprio talmente la sua. Questa è una cosa bellissima perché io l'ho fatto in automatico. Va bene, allora signori, cominciamo subito questa puntata dello Spotlight di SmackDown con praticamente l'unico argomento di cui abbiamo un po' interesse di parlare, ossia le Kabuki Warrior, nuove campionesse di coppia. Durante proprio la puntata di SmackDown c'è stato il match contro Kayden Carter e Katana Chance. Le Kabuki Warrior hanno vinto il match tra l'altro molto bello, È onestamente. vero. Non hanno fatto chissà cosa, però veramente bello. Ne sono uscite molto bene le sconfitte, però le Kabuki Warrior sono troppo forti rispetto a loro. Allora, prima Luca e poi Fabri. La domanda è: Katana Chance e Kayden Carter come campionessa hanno fatto bene, perlomeno sotto l'aspetto dell'ottavo. Per quanto riguarda il discorso dei promo, si sono sempre aggrappate alla Piper Niven e Chelsea Green di turno, però magari si poteva, secondo voi, investire qualcosa di più, rischiare qualcosa di più con Katana Chance e Kayden Carter alle porte di WrestleMania, oppure questa, secondo voi, è, diciamo, la mossa dell'usato sicuro e quella più conveniente? Luca? Secondo me sono state anche un po' sfortunate comunque di essere arrivate campionesse in questo periodo dove ci sono le Kabuki Warriors, parte della Damage Control che sono impennata e dove comunque dovevano vincere questi titoli perché hanno uno status nettamente superiore. Quindi, però, sai, come hai detto, sono uscite bene e nonostante il loro regno sia durato comunque poco, hanno fatto un buon lavoro. Loro sappiamo che comunque sull'aspetto extra ring, ma già da NXT, sono abbastanza carenti, però sono un bel tag team per quanto riguarda il ring, cioè si intendono veramente a meraviglia e io credo che se le tolgono da un tag team in singolo vanno a perdersi in tempo zero. Quindi è uno dei veri tag team anche duraturi che c'è in WWE, quindi comunque loro se sono sempre buone per questa divisione, però era giusto far vincere le Kabuki Warriors per un fatto di status, semplicemente perché non potevi far perdere loro due contro Katana e Kayden con tutto il bene, secondo me, tutto qua. Fabri, tu che ne pensi? Si pongono un po', cioè, due quesiti, nel senso, beh, uno non è un quesito. Io, visto che vabbè, si è visto chiaramente alle Royal Rumble, è mancato l'incontro di Seth Rollins. Avrebbero potuto mettere questo, l'avrebbero potuto mettere alle Royal Rumble. Tanto anche se partecipavano alla Royal Rumble, non è un incontro così faticoso. Le Royal No, Rumble non certo. sono faticose da dire, poi. Quindi avrebbero potuto eventualmente aggiungere questo al pay-per-view, visto che è stato carino già a SmackDown, pay-per-view magari poteva fare anche qualcosa di più. Da un lato è giusto dare le Kabuki Warriors per il discorso delle Damage Control che devi far vedere che sono dominanti, soprattutto le nuove Damage Control che comunque vado a presumere che o cambino nome o se no resta questo nome poi alla fine senza Bayley, anche perché anche Dakota Kai sembra molto più dalle parti delle giapponesi, ecco, diciamo così. Sì. C'è da dire Sembra che più l'ambasciatrice, se guardiamo infatti. le Esatto. Se guardiamo le coppie, a prescindere, come ha detto Luca, che è vero, e le KC sono assolutamente
una coppia fatta, non le devi splittare da lì. Poi, ovvio, incontri singoli e le fai fare a tutte e due, ci mancherebbe. E però le Kabuki Warriors, cioè, chi le va a battere? Cioè, se la guardiamo da un punto di vista, diciamo, marca, ecco, chi cazzo le va a battere queste due qua? Sicuramente è complicato. Vero è che i tag femminili stanno proliferando, nel vero senso della parola. Si parla di una coppia, diciamo, che potrebbe, nata fondamentalmente da Royal Rumble, che potrebbe essere in divenire, sia quella di Bianca Belair e Jade Cargill. Lì un po' di pedigree per batterle c'è, certo, c'è No, tanta strada da fare, su quello. io ho un Eh beh. tag team che secondo me è da tenere d'occhio, Vai. più che perché secondo me Jade Cargill e Bianca Belair Lo dico. potrebbero andare in singolo, cioè uno contro l'altra, dico. E secondo me Zoe Stark e Shayna Baszler è un tag interessante. Sì, però secondo me fai un passino indietro rispetto alle Kabuki Warriors, nel senso che Ah beh, quello sì, sicuro, però cioè, devi darle delle avversarie, bisogna un insomma. attimo sgrezzarle sotto determinati aspetti, soprattutto quello microfono, perché loro al microfono No, beh, comunque c'è. sono A peggio di Katana Chance e Kaden prescindere, Carter. secondo me, a prescindere da qualsiasi coppia, partiamo dal presupposto che sarebbe un passo indietro tutte rispetto alle Kabuki Warriors. Quindi comunque dove vai non è che Però trovi almeno una loro sono situazione più migliore. caratterizzate rispetto a Zoey Sì? Stark e Shayna Sì, Baszler. sì, 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 sì. Cioè, per quanto sul ring possono essere competenti, però sono un pochino meno caratterizzate, quindi magari rischia di avere meno presa per quanto riguarda i titoli, e chi ha il titolo deve avere per forza un po' di presa, o perché è bravo al microfono, o perché è un ottimo lottatore, o perché solo un aspetto non basta. Quindi devi essere avere un lottatore eccellente, ma anche i lottatori eccellenti, campioni, si sono portati dietro sempre un manager, se nell'eventualità in cui erano, diciamo, carenti sotto l'aspetto del promo. Quindi qua, se gli affianchi qualcuno, sì, nel senso che qua già hanno tutta una stable al loro servizio, c'hanno il discorso di Bayley, c'hanno Dakota Kai che è praticamente rampa di lancio sotto, cioè praticamente è lì a costa, Io Sky che comunque sta lì, eccetera. Insomma, c'è già tanta roba. Shayna Baszler e Zoey Starks sono bravissime sul ring, cioè in coppia sono veramente brave, Zoey Starks anche in singolo, diciamoci la verità. Sì. Però in coppia anche meglio, però davvero mancano tanto di presa, cioè secondo me sono proprio poco attraenti sotto determinato aspetto, sotto questo aspetto. Allora, diciamo semplicemente, per onor di cronaca, come piace dire a Fabrizio, ci sono un paio di nuovi arrivi, o perlomeno uno sicuramente che è più definito, sia quello lì di Electra Lopez, che insieme a Santos Escobar e Lotarios hanno fondamentalmente riformato l'allegato del Fantasma, che a noi non dispiace questa cosa, assolutamente no, perché la possiamo vedere sia in NXT che a SmackDown, quindi 2 volte a settimana, e va bene così. Dall'altro aspetto, nel match contro Austin Theory, Carmelo Hayes è stato aiutato da Trick Williams. Trick Williams accolto dal tifosi del pubblico. Allora, velocemente, senza tanti fronzoli, Trick. Più NXT o più verso SmackDown, secondo voi, Luca e Fabrizio? Secondo me lui ci sta a farlo a volte sporadicamente, farlo andare a SmackDown anche per comunque l'accoglienza che ha avuto, il boato che ha avuto, però deve finire una storia NXT e fare magari un po' ci sta, come adesso un po' sta facendo Carmelo Hayes, no? Mentre dall'altra su Elektra direi che comunque ha senso che si ricongiunge con Santos perché ufficialmente non si sono mai lasciati, diciamo così, perché alla fine quando hanno portato sul legato del fantasma, lei avevano preferito lasciarla giù, mettendo Zelina Vega ai tempi.
E in questo modo comunque sei riuscito a mandare su Elettra Lopez, ricongiungerla in una dinamica dove ancora non era esclusa. Quindi va bene così, ecco. Poi c'era bisogno, secondo me, del componente femminile in quella stable. Fabri. Secondo me NXT, perché deve vincere il titolo, deve fare un incontro con Carmelo Hayes, deve allo stesso tempo, come si può dire, deve riappacificarsi anche con Carmelo Hayes, perché poi, intanto lo dico da una vita, NXT capiranno che è stato Dragunov a mettere le ruote tra loro due, e quindi poi quando lo capiranno, tutte e due, uno dei due andrà contro Dragunov, o magari poi invece ci sarà lo svervone totale dove Trick Williams si metterà con Dragunov. Però anch'io ho letto le notizie che sono rimasti positivamente colpiti, lo vedono già come addirittura un futuro main eventer, quindi non mi stupirebbe, cioè non nell'immediato. C'è da dire che, lo dicevamo anche i primi tempi che facevamo Up Next, tra i due sul ring è ovviamente meglio Carmelo Hayes, però il fisico di Carmelo Hayes non lo aiuta, mentre Trick Williams lo aiuta, mentre extra ring sono bravi tutti e due, quindi c'è quella parte lì. Bene, 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 bene. Allora, fondamentalmente, Saturday SmackDown è stata solamente uso e consumo della Royal Rumble. Della Royal Rumble abbiamo ampiamente parlato sia nella review che nella preview, video che trovate sempre sul nostro canale, del quale vi invito sempre a iscrivervi e attivare la campanella per le notifiche. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, scrivete nella casella commenti. Io ringrazio Fabrizio Professionale. Grazie a te, grazie a Luca. Grazie Ringrazio Luca Libre. Leo, grazie Fabri. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso e signori, ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao.